Siete nella fase finale. Sì, siamo nella fase finale. Diciamo che questo campionato è un campionato primo anno allievi sperimentali, fascia B. Sono quattro gironi della regione e si qualificavano le prime due per questa fase finale, in cui ci saranno due gironi da quattro. La vincente di ogni girone farà poi la finale, la finalissima, il 16 aprile, mi sembra, e diventerà campione regionale. Per arrivare a questo punto, che squadra avete incontrato? Guarda, abbiamo incontrato, diciamo che adesso alla fase finale abbiamo quattro squadre, ci siamo noi, il nostro girone, la Kalin Boys, abbiamo la Palo Bogliasco e poi Arci Pianazzi, che è una squadra di La Spezia. Nell'altro girone invece ci sono il Vado, c'è la Cairese, c'è la Gogliardica e poi mi sembra che ci sia il. Adesso non mi ricordo più quando è la quarta, comunque diciamo che la migliore poi si qualificherà per la fase finale. Sono tutti ragazzi giovani, quindi che li hai tirati su tu. Diciamo che no, non li ho tirati io, è il primo anno che li ho a disposizione e devo ringraziare la società perché mi ha messo un buon gruppo e difatti diciamo che siamo stati diciamo, come premio questa fase finale. E diciamo che speriamo solo che noi abbiamo già dato un celotto alla prima squadra che domenica ha esordito e ha fatto già un gol. E questo già è un buon auspicio. Diciamo che c'è qualche altro ragazzo che può in futuro essere per la prima squadra. È un settore giovanile questo qua dell'Argentina Arma che funziona. Diciamo che funziona anche perché in prima squadra abbiamo parecchi, abbiamo 98, 97, 96 e diciamo che poi abbiamo anche il mister che li valorizza molto bene e soprattutto la società che spinge per i giovani. Io penso che il futuro al giorno d'oggi di una squadra di calcio sono i giovani.